Siamo qui a Spectacular, l'ultimo giorno di questa meravigliosa iniziativa promossa da Laboratori Laboratori dal Basso e Arti. Siamo all'ultimo seminario con Bojan Jablanovec dalla Slovenia, della compagnia Via Negativa, e sta per iniziare il seminario dal titolo Hunt for the Real. We are ready? Yes. Yes? Okay. Thank you, Isabella. Well, good evening. Nice to be here. So my name is Bojan Jablanovec. I'm coming from Ljubljana, Slovenia. I'm a theater director and artistic director of Via Negativa project based in Ljubljana. Via Negativa is contemporary performing arts project. It's international, which means that we are collaborating with several international artists currently from Poland, from Serbia, from Denmark, from Italy, etc. Lucrezia. Buonasera, sono felice di essere qui. Io mi chiamo Bojan Jablanovec. Ok, devo ripetere? Buonasera, grazie. Sono felice di essere qui. Il mio nome è Bojan Jablanovec. Vengo da Ljubljana, in Slovenia. Sono direttore del teatro, sono anche direttore artistico di Via Negativa, il progetto che si chiama Via Negativa, che ha come base Ljubljana, appunto, in Slovenia. Si tratta di un progetto di arte, dello spettacolo, e contemporaneo, un progetto internazionale. Questo significa che quindi noi collaboriamo con artisti internazionali provenienti dalla Polonia, dalla Serbia, dalla Danimarca, dall'Italia e da molti altri paesi. Today I would like to speak about our beginnings with Via Negativa. So this lecture has a title, Hunt for the Real, Strategies for Exposing the Situation of the Audience in Via Negativa Performances 2002-2008, namely Project Via Negativa started in 2002. But before we are going to talk about our performances, I would like to picture you out broader situation or context why Via Negativa actually started to work with work. Grazie. Dunque, oggi la mia presenza qui e quindi la mia lezione di oggi verterà in particolare sugli inizi di Via Negativa. Vedete qui sulla diapositiva, abbiamo iniziato con Hunt for the Real, cioè strategie per esporre la situazione al pubblico nelle performance di Via Negativa dal 2002 al 2008. Infatti le origini di Via Negativa risalgono proprio al 2002. Prima però di parlarvi più ampiamente del nostro progetto, vorrei esporvi un po' la situazione, cioè del perché è nata e perché abbiamo cominciato con questo progetto di Via Negativa. Qual era il contesto? Okay. So, first I have to talk about myself, because I started all this. So, I'm classically educated theater director. I finished the Academy for Theatre in Ljubljana. I graduated as theatre director. Soon after graduation, I started to direct pieces in Slovenian repertoire theatres, in national institutions, all over Slovenia. So, for the first 7-8 years, I was directing classical pieces,
like Ibsen and so on, for let's say two or even three productions per year, with people employed in theaters for big monies, fees, big productions with nice spectacular sonography and costumes and everything what we used to see in the classical theaters. Lucrezia. Oh, ok, grazie. Regista. Dunque, comincerò quindi col parlare di me, inizierò proprio perché sono io che ho iniziato tutto questo, che ho dato il via a tutto questo. Quindi ho iniziato come regista di teatro classico, cioè ho fatto i miei studi classici in Lubiana, mi sono laureato in Lubiana e sono diventato appunto regista di teatro e ho diretto moltissime opere classiche in tutta la Slovenia, in molti istituti nazionali. Quindi per 7-8 anni io ho fatto questo mestiere, ho diretto proprio molte pièce, molte opere classiche come Ibsen o come molti altri autori classici, opere che potevano essere tipo tre produzioni l'anno, produzioni spettacolari con lo staff impiegato a tempo pieno, con moltissimo denaro a disposizione, con una bellissima scenografia, costumi e tutto quello che viene richiesto da un teatro classico. I was quite successful in all this. I was recognized as the talented young director. People really expected a lot of me. but during the years, I was really more and more unsatisfied with what I can do in this theater houses. for me, from the beginning, there was a big problem in the way how these productions are made. So I have a big problem with production system. Probably you all know the system. Artistic director is calling you. Would you like to direct this piece? You take text. You decide about the scenography and costumes. You made this cast of employed people there. And you have 2 months to put this on the stage with spectacular costumes and great scenography. So this model for me was not creative model. This was like, well, model for producing some sort of ready-mades that are already written in the texts. Okay, you just organize people on the stage. You have to persuade them to do this and that. You have to argue with the artistic director, maybe, of the theater, because you would like to cut this out or that out. You have to fight with the main character in the play because he understands Ibsen differently than you. Then you have to fight with Ibsen because you didn't like what he wrote, and so on and so on and so on. A lot of conflicts inside of, for me personally, inside of this system. Grazie. E devo dire che riuscì ad avere un notevole successo, ero considerato un talentuoso giovane regista e moltissime persone si aspettavano da me grandi cose e tuttavia col passare del tempo io continuavo ad essere insoddisfatto in questo ambito teatrale, in questi teatri. Perché? Perché avevo dei problemi, secondo me c'erano dei grossi problemi nel modo in cui le produzioni venivano realizzate. Ora, io ritenevo che il maggiore problema fosse proprio il sistema di produzione, dovuto proprio al regista, cioè al direttore artistico. Allora si prende il direttore artistico, gli si dice: bene, tu adesso devi organizzare questa pièce, devi fare questa rappresentazione, allora ti devi occupare dei costumi, del cast, della scenografia, del testo e di tutto quanto il resto. Ebbene, hai 2 mesi per mettere tutto questo in scena, con naturalmente una scenografia spettacolare.
fare. E secondo me questo modello di produzione non era assolutamente creativo, ma anzi mi limitavo a produrre ciò che era già stato fatto su un testo già scritto. Quindi io dovevo di fatto fare una serie di cose, tipo essere persuasivo nei confronti degli attori da mettere sul palcoscenico, poi anche avere dei conflitti con il tipo di scenografia o i responsabili della scenografia degli altri settori. Dovevo anche spesso avere dei conflitti con gli attori principali, perché volevano recitare in un modo e non in un altro, e in ultimo dovevo anche verificare la coerenza del testo, per esempio di Ibsen, con la rappresentazione teatrale che io stesso dovevo andare a rappresentare. Quindi si trattava di un sistema pieno zeppo di conflitti. But the biggest problem in this system was that I should have, I as director of the piece, I should have all the answers in advance. So I am the one that has to know how something should be done on the stage. And I had a big problem with this, because I felt that performing art is collective creation and not my personal creation. So I had this big wish to do something together with the people, not to force people to do something I would like to do. And I found out, after all these years in institutions, that this is impossible to do inside of the institutions, because people there are employed to do something that they are demand to do it. So I found out that I have to stop directing in the institutions and to form some sort of project where I will find a way, my way of doing doing theater. Grazie. Quindi il maggiore problema che io avevo, il problema più grosso, proprio come regista, è che ci si aspettava che io avessi tutte le risposte in anticipo. Ora, non era così, io non ero in grado di dare tutte le risposte prima, di sapere tutto. Il mio modo di concepire l'arte era quello di una creazione collettiva e non personale. Quindi il mio desiderio era quello di creare con gli altri, con questa gente, e non obbligare gli altri a fare qualcosa che io avevo in mente. Ben presto mi resi conto che era impossibile realizzare il mio progetto all'interno di una istituzione predefinita, dove la gente era impiegata e dove la gente faceva ciò che veniva chiesto loro di fare. Quindi capii ben presto che avrei dovuto interrompere il mio lavoro di regista all'interno di una istituzione di questo tipo e creare il mio progetto fuori, e in cui avrei potuto esprimere il mio modo di concepire il teatro. So first decision was that position of theater director has to be redefined in my project. So I said to myself, it has to be clear in the team I'm going to work with that we don't know nothing, that we start from nothing, that I'm not the person here that knows what we are going to do. It's just a wish that we should maybe deal with some certain topics that we are interested in. Second, which was important, is on the other side, from the side of performers, that they are in the position now that everything will depend on their creativity here. So what is going to happen on the stage depends
on people which are going to be on the stage. Nobody will tell them what to do on the stage. Nobody will demand anything from them except to create. Okay? So I used to call this now, and I know how to do this, like, we first need material, then we will decide what to do with it. Let's see. Quindi io decisi innanzitutto che era necessario ridefinire la mia posizione di regista all'interno del mio progetto. La priorità, quindi il primo punto da chiarire, era quello di essere estremamente chiaro col gruppo, con la squadra con la quale avrei lavorato, su un punto, cioè non sappiamo, io non so nulla, qui non c'è nessuno che sa da dove iniziare, quindi iniziamo dal nulla e naturalmente io non vi dirò nulla di ciò che dovrete fare. Ma semplicemente il mio sarà un desiderio, vi potrò dare una traccia, un argomento. E questo era il primo punto, iniziamo quindi dal niente. Il secondo punto era diretto ai performer, non li chiamerò attori perché questa è un'aggiunta mia del traduttore, perché il senso che si dà a performer è diverso da attori. Quindi i performer devono ben capire che tutto dipenderà dalla loro creatività. Che cosa accadrà sul palcoscenico? Dipenderà dalle persone che andranno sul palcoscenico, cioè nessuno dirà loro cosa fare, nessuno chiederà a loro qualcosa da fare, ma chiederà loro soltanto di creare. Ecco, quindi io mi resi conto di una cosa importante. Noi avevamo bisogno in primo luogo del materiale, e poi del materiale teatrale naturalmente, e poi da quello si sarebbe sviluppato tutto ciò che sarebbe stato necessario fare. No, content. Content. Yeah. Story, text, whatever, situation, whatever. This is material. Yeah. So then, these were two really important decisions, but not the only ones. The third big question before we started with first performance in Via Negativa was what to do with theater. Why this medium is still here today? Why do we need it? What to do with it? And our answer was quite simple. Theater today still exists because of this life situation, which is integrative part of the performance. It's life presence of the performer or actor or whatever, and life presence of the audience. This is art form that takes place when it's happening. And it's taking place at the actual space. It's not like music or painting or whatever. It's now and here. So for us, this now and here is the crucial moment. We don't do anything with now and here. Awareness of now and here is basis of all Via Negativa projects. And also, of course, performer as an author of its own material. And there's also still director, but about director a little bit later. Yeah. Ok, so, queste furono le due prime decisioni, le decisioni importanti, ma non furono sufficienti, cioè ci vuole un terzo punto cruciale. La domanda era quindi, prima di iniziare la nostra prima performance della quale vi parlerò, noi ci ponemmo una domanda fondamentale, che cosa fare del teatro? Quindi perché
abbiamo bisogno del teatro e questo mezzo, cioè il teatro come mezzo di comunicazione, perché esiste, perché è qui? La risposta era molto semplice: il teatro esiste perché è strettamente legato alla situazione della vita, cioè il teatro è vita, il teatro è strettamente legato alla presenza tra il performer e il pubblico. Quindi il concetto fondamentale è che il teatro è una forma d'arte che si esprime nel momento in cui viene rappresentato, ora e qui. Cioè il teatro è una forma in azione, adesso e qui. Di conseguenza, questo fu il nostro momento cruciale, cioè la consapevolezza, che era decisamente deficitaria fino a quel momento, la consapevolezza dell'ora e del qui. Su questo si basa il nostro progetto Via Negativa, cioè si basa sul fatto che i performance sono proprio la materia vivente, l'oggetto e il soggetto del palcoscenico. So, of course this is nothing new, that theater is life situation, but still our big question is what is real in this situation, and for the real. What is real here and now? Because you all know, usually when you go to the more classical productions, you sit there in darkness and somehow you don't exist anymore. There's the show, they're doing something, maybe they have fun there, but you don't exist. It's the same situation as a movie, let's say. Still, it's life presence. But where is it? It's a big question. So, because all of these problems, I used to say that I'm not interested in theater as a medium for production of aesthetics. Nice pictures, great poetic texts, so etc. But I'm interested in theater as a medium of communication, for communication. So, like this situation we are now here. I'm standing in front of you, telling you something. You are there listening and questioning yourself a lot of questions, and maybe you will ask me something and so on. So it's life. It's going on. It's happening. You see. We are doing something together. Yes, and this is what it's in theater, in my opinion. It's theater about, in my opinion. Quindi questo è quello che io mi sono chiesto. Ritorniamo al punto precedente. La vita, cioè il teatro, rappresenta quindi la vita. Il teatro è la vita. Però la domanda successiva era molto più importante. Che cosa è reale in questa situazione di vita? Ecco perché il titolo è Hunt for the Real, la cui traduzione è proprio A caccia della realtà. Quindi, se voi pensate a una rappresentazione tradizionale, classica, lo spettatore non esiste, lo spettatore è nell'ombra ed è totalmente distaccato da quello che accade. Può essere qualcosa di divertente, può essere qualcosa di tragico, ma è come in un film, è semplicemente spettatore. Ora, ma in realtà nel teatro la vita è presente e io ho affermato a suo tempo che non ero assolutamente interessato al teatro come mezzo di produzione di valori estetici, cioè il teatro come mezzo di produzione di una bella opera d'arte, un bel quadro, un bel testo da conservare, da cristallizzare. No, il teatro è un mezzo di comunicazione. Adesso, in questo momento, il teatro è qualcosa che accade, che è in azione, proprio come quello che stiamo facendo io e voi in questo momento. Io sono qui davanti a voi, voi mi ascoltate, probabilmente mi farete delle domande, io poi vi farò delle risposte. È la vita sta accadendo adesso, insieme, in questo momento. Questo è il modo in cui io concepisco il teatro, adesso, in questo momento. Thank you.
So you might ask yourself, so what's then it's a big deal if you can stand on the stage and just tell the people? Well, it's not so simple. You have to deliver your story, your message, what you would like to say in some special way in the theater situation or artistic situation. You have to find a way how to do it. Because what still, also via negativa, what we would like to achieve as an artist, we would like to touch the people somehow. Not touch their brains. Oh no, touch their souls deeply. To connect with them somehow. To feel what we feel. So you have to find out what I call strategy. How to do it. Okay? So from now on, when I'm referring to the strategy, this is what I mean. The way how to deliver your message. Message means what you would like to say. So you need story, action, situation, some props, music, whatever. When this is complete, there is some sort of message you would like to deliver to the people. And the essence of this message I used to name statement. Allora, a questo punto voi potreste pensare, beh, allora non è una gran cosa, alla fine. Ma non è così, non è così facile, non è una gran cosa. It's not a big deal, dice lui, cioè poi non è così difficile, no? Fare questa cosa. Ma non è così facile come può apparire, perché quando voi volete comunicare un messaggio dovete farlo in maniera particolare, in maniera speciale, attraverso una maniera artistica, cioè dovete trovare la vostra via, quindi trovare il modo giusto. Ed ecco a che cosa noi e a che cosa io volevo arrivare, cioè trovare una maniera artistica, toccare la gente, toccare le loro anime, connettermi con le loro anime e soprattutto fare in modo che queste persone, che l'audience, sentisse ciò che io stesso, ciò che noi stessi sentivamo. Ecco, questo è quello che io chiamo strategia. Quindi da questo momento in poi, quando mi riferirò alla parola strategia, sappiate che indico la maniera in cui comunicare il messaggio, la maniera che ho trovato per comunicare il nostro messaggio. Quale può essere questo messaggio? Il messaggio può essere una storia, un'azione, una situazione, può essere musica, può essere qualsiasi tipo di messaggio che si voglia comunicare, ma l'essenza di questo messaggio è quello che io poi definirò come statement. La traduzione di statement è affermazione, frase, però la lascerò sempre in inglese perché anche in questo contesto significa una cosa particolare, quello che ho appena spiegato, cioè l'essenza di un messaggio che vuole comunicare. L'essenza del messaggio? Sì. Statement is the essence. Is the essence, is the basis, is the core. L'essenza, il cuore, la base del messaggio che vuole comunicare. Mentre strategy è il modo in cui, la maniera in cui, la maniera in cui si comunica il messaggio. Yeah, we call this statement, just to clarify this, because let's say in Brechtian theory, this is called gestus. I don't know if you know this term. But I call this statement, to be more clear. Lo chiama statement perché secondo la teoria di Brecht si chiamava gestus, però è tedesco, quindi ve lo ripeto così com'è, e lui lo traduce con statement. Cioè statement, lo statement è una frase, è una frase. Un'affermazione, una frase, statement. So, now, let's go back to the director. So, what this guy is doing there? No? Well,
I have to be there when I'm working with these people in this quest for theatrical situations, stories, whatever, to help them find proper strategy. Okay? and to lead the process of work. A lot of time happens when we are working on something that we lost our focus. I'm there not to lose focus. And my job in Via Negativa, now it's on the end, is also to decide, to make decisions. Okay? Because maybe you, as an actor or performer, has lots of ideas and you cannot decide which one is better, which one will function better or not. So it's my job to help you, to decide for you. And in the end, when we are putting all the material together to find proper structure for the piece and to put this piece in proper context. So, a lot of additional steps, which we will talk maybe more when we are going to scroll through the first 7 years. Grazie. Yeah. E adesso torniamo indietro al mio lavoro di regista. Che cosa quindi mi proponevo di fare con questi performer? Perché erano lì, ovviamente, erano tutti quanti lì in questa situazione teatrale per individuare delle adeguate strategie. Quindi il mio problema, cioè la mia funzione, era quella di condurre, di dirigere questo processo di lavoro, questa elaborazione del lavoro teatrale. Infatti molto spesso ci capita di perdere il centro focale del lavoro, di perdere un po' la direzione, e quindi il mio compito è proprio quello di raddrizzare la via, di mantenere sempre desto il punto focale. Infatti alla fine del lavoro progettuale di Via Negativa sono io che decido, cioè può esserci un performer che ha tantissime idee ma non sa scegliere quale, e allora sono io che decido al suo posto, sono io che gli consiglio che cosa fare, e quindi poi sono io che metto queste idee all'interno di una struttura. Quindi noi troviamo poi la struttura per la rappresentazione, per la performance, e questa performance deve essere poi inserita in un contesto. Ecco quello che abbiamo fatto in questi 7 anni. Ok. Maybe I have to clarify also the name, Via Negativa. I expect you will ask the answer, so I'm trying to be faster than you. So, Via Negativa, the name, was chosen for several reasons. First one was definitely reference to Jerzy Grotowski. He was the first one who used Jerzy Grotowski. Polish director, famous Polish director from 60s. He first chooses this term in theater. With this term, he referred to the method of work with the actor. namely, he was convinced that first what actor has to do is to overcome his own obstacles, to fight with his obstacles. And he was convinced that this fight with obstacles will free actor in a way that actor then could be, he said, this holy creature on the stage, all this. But okay, yes, this is about the actor. Okay, let's...
Prima di tutto cerco di anticipare le vostre domande. Prima che mi facciate questa domanda rispondo io. Perché si chiama via negativa? Ci sono diverse ragioni. La prima è la seguente: mi sono ispirato ad un regista polacco, mi farò aiutare nella pronuncia del nome. Jerzy Grotowski. Ok, grazie. Scusate, ma the real pronunciation of Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski. Infatti. Let's learn Jerzy Grotowski. Do you want to repeat again? Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski. E infatti sembrava proprio un'altra persona. Dalla... No, Grotowski the name of Jerzy. Bene, è un regista degli anni 60 che utilizzò questo termine, sempre in ambito teatrale, per identificare un metodo di lavoro dell'attore. Quindi, secondo questo regista, egli era convinto che l'attore deve superare i suoi stessi ostacoli, quindi lottando per superare i suoi stessi ostacoli, gli attori potranno diventare delle creature libere e raggiungere, almeno secondo un tale regista, la posizione, lo status di creature sante, spirituali sul palcoscenico. So this is the original meaning of Via Negativa by Jerzy Grotowski, but our project is not referring to this meaning. We are not about teaching actors how to be better or some about skills or so on. No, we are not in this. More important, which is also connected with Via Negativa, is the ethics of creation. And this is where we are more connected with Jerzy Grotowski. Namely, he also decided that his company will use only what is really essential for performers on the for performance on the stage. So he decided to eliminate everything from stage what he finds unnecessary. Means big designs, big costumes, etc., etc. But of course, in this decision, you are subjective always. So he also uses written texts, and he did scenographies and costumes and so on. You cannot do anything without it, probably. But what we are doing in Via Negativa is the same. I call this reduction. Reduction, simple. Whatever we do, we always question this material through the process of reduction. So we are always trying to reduce the material as much as possible, to cut out unnecessary texts or unnecessary music or unnecessary actions or unnecessary props and so on and so on. So that we can concentrate on the core of situation or action on the stage. Questo era il significato originario del nome del nostro progetto Via Negativa, ma in realtà è lontano dal nostro modo di pensare. È vero che noi non vogliamo in alcun modo insegnare agli attori ad essere degli attori migliori o ad acquisire delle competenze, non è questo il nostro obiettivo. Invece quello su cui Via Negativa si fonda e che è essenziale per noi riguarda essenzialmente l'etica della creazione, cioè che cosa significa. Anche il nostro regista polacco aveva deciso che la sua compagnia doveva utilizzare soltanto ciò che fosse essenziale per la performance, quindi aveva ritenuto che tutto ciò che non fosse stato strettamente necessario sarebbe stato eliminato, come per esempio, non so, dei grandi costumi, delle grandi scenografie e così via. Ma
tuttavia anche questo punto può essere soggettivo, poiché il regista polacco comunque si avvaleva di testi scritti, di scenografie, di costumi. Probabilmente non si può fare nulla senza queste cose. Noi condividiamo in parte questa idea ed ecco perché introduco un altro concetto, che è quello della riduzione, cioè noi abbiamo deciso che tutto ciò che andiamo a fare si baserà sul concetto di riduzione, quindi andiamo a elaborare il concetto di riduzione, noi cerchiamo cioè di ridurre tutto il materiale che non è considerato utile o necessario, in termini di azioni, in termini di costumi, in termini di scenografia, perché il nostro obiettivo è quello di concentrarci strettamente sulla essenzialità della situazione e dell'azione. Thank you. So this is connected with some sort of aesthetics through name via negativa, but there is also one really important meaning of the name in the sense of the content. as you all know, here in Italy, definitely via negativa means negative path. Maybe you also know that this term is originates from medieval. It's a theological term, and there were a group of monks in medieval which find out that we cannot define God because we are humans. God is infinite. We cannot grasp this on this being. So they claimed that we can just understand what God is not. So this was like kind of negative logic. That's all we can do. And I like this logic also in theater. No, I can talk about what I want only through what I don't want. For us it's usually really hard to define what we would like to. There is a lot of talking about, but when we approach things through what we don't like, what we hate, we are much more clear and much more precise. And usually we work from this logic. I don't like this, I don't want to do this, I hate this, this is boring, oh, and so on and so on. Yeah. Dunque, in questa definizione di via negativa c'è anche un senso estetico, se volete, ma oltre al significato di cui ho parlato in precedenza, vorrei anche aggiungere qualcosa sul contenuto, anzi, in particolare sul significato intrinseco proprio di questa espressione, cioè via negativa. Siamo in Italia, voi tutti conoscete l'italiano, via negativa è una parola italiana e risale al Medioevo. Infatti, c'erano, è anche una parola, un'espressione teologica tra l'altro, perché si riferisce a un gruppo di monaci medievali che avevano così espresso la loro filosofia, secondo la quale non è possibile definire Dio in quanto noi siamo esseri umani e per noi è impossibile afferrare, intuire che cosa possa essere questo grande Dio. Noi possiamo capire, secondo questi monaci, soltanto ciò che Dio non è. Questo è tutto quello che possiamo fare. E quindi questa è la stessa logica che poi io ho applicato nella mia maniera di fare teatro, cioè io posso vedere ciò che voglio attraverso ciò che non voglio. Molto spesso ci capita che è difficile
dire ciò che veramente ci piace, ciò che veramente desideriamo, ma invece è molto più facile ed è estremamente chiaro esprimere ciò che non vogliamo, ciò che non ci piacerebbe fare, ciò che troviamo estremamente noioso. E questa è la nostra logica, cioè definire ciò che ci piace attraverso ciò che non ci piace. So this is, let's say, about name via negativa. So in the beginning then, when I was thinking about, so what all these performances from now on are going to be about, I decided for really simple concept that for the first 7 years, from the beginning of Via Negativa in 2002 until 2008, we are going to produce only one performance, and all 7 years we are going to deal with seven deadly sins. So each year we produced one performance dealing with one of seven deadly sins. So first year we did production, which theme was anger, let's say. Okay? Anger. Second year we made production with the theme gluttony, and so on. It's also connected with Via Negativa name. Of course, these are negative aspects of our personalities, of human being, basically. I believe personally that these seven attributes from seven deadly sins, if you don't know them, you will know them after my lecture, definitely, that all these negative aspects are really important in our personalities, because our personalities are built out of constant fight with these negative concepts. You have always controlled them. We built society on this. We have state that controls our craziness. We have police, we have law. Everything is engaged in control of these basic seven negativities that are driving us through lives. Quindi io a questo punto mi sono chiesto, stiamo parlando sempre degli albori, che cosa andranno a fare, di che cosa si occuperanno i miei performer. Quindi ho deciso che avremmo iniziato per 7 anni, quindi a partire dal 2002, avremmo iniziato con una performance all'anno che avrebbe avuto come tematica uno dei 7 peccati capitali. Quindi 7 peccati capitali per 7 anni. Ogni anno un peccato capitale. E quindi abbiamo iniziato con una prima performance sulla rabbia, la seconda performance, quindi il secondo anno, sull'ingordigia, e così via. Quindi nel caso voi non conosceste i 7 peccati capitali, dopo questo seminario li conoscerete molto bene, perché vi mostrerò i video. Anche questa scelta dell'argomentazione è strettamente legata al nome del progetto Via Negativa, perché si occupa degli aspetti negativi dell'essere umano, cioè io ritengo fermamente che questi 7 attributi esprimano le 7 negatività dell'uomo, le 7 negatività sulle quali si fonda poi la personalità umana. Ed è chiaro che la nostra personalità non è altro che il risultato di una lotta costante tra questi elementi. Sono state costruite società, stati, leggi. Perché? Semplicemente per controllare queste 7 negatività di base sulle quali si fonda la nostra vita, cioè queste 7 negatività che danno spinta costantemente alla nostra vita e che si cerca costantemente, attraverso un sistema strutturato, di controllare e arginare. So this was decision in the matter of the content, of course.
And what we've talked about, it was decision in the matter of the method of work. But there was also one really important decision in the beginning of our work. And this relates to the relation between performer and the audience. And this decision is referring to what I was talking before about communication. Okay. So I insisted from the beginning that we have to deal with the audience as with a partner, as somebody we are talk with. No need that audience is answering, but not to hide ourselves inside of some sort of aesthetic models or whatever, but to expose ourselves completely. And then during the years we were developing this relationship in different strategies, and this is what we are going to see now when we will travel through our pieces from first 7 years. Grazie. Quindi io vi ho parlato già dei contenuti, adesso abbiamo preso quindi una decisione sui contenuti, anche una decisione sul metodo di lavoro. Ora, la nostra decisione però doveva basarsi su un punto ancora più importante, cioè la relazione esistente tra il pubblico e il performer, cioè il pubblico, quello che io poi insomma ho già anticipatamente definito come una forma di comunicazione, cioè la comunicazione tra il pubblico e il performer. E quindi io ho insistito tantissimo sulla questione secondo la quale noi dobbiamo trattare il nostro pubblico come un partner, cioè noi andiamo a parlare al nostro pubblico, non è detto poi che il pubblico necessariamente debba rispondere, però perlomeno non andiamo a intrappolarci in una forma estetica di teatro, ma dobbiamo esporre noi stessi. Quindi cosa facciamo? Noi andiamo costantemente a sviluppare questa relazione tra pubblico e performer utilizzando delle strategie, e noi adesso andremo proprio a vedere attraverso il materiale che vi mostrerò che tipo di strategie abbiamo adottato nelle varie pièce. Ok, this was an introduction. Okay. Questa era l'introduzione. So, any questions? Ci sono delle domande? Please. Forse è una domanda che non c'entra niente, però così è una curiosità più che altro, una curiosità personale. Okay. Che già a partire dal discorso sulla consapevolezza del no e del sì, di quello che non ci piace attraverso quello che ci piace. E poi, non so, quando ho parlato dei vizi capitali mi è venuto in mente Gurdjieff, le teorie, l'enneagramma, queste cose. La domanda è se c'è anche questo in questo tipo di... Se c'è anche questo tipo di base culturale. It will be really short answer, Solly. No. Ah, sarebbe una risposta troppo breve dire no. Not at all. No. No. Sì, sì, I found a lot of connection with this thing now. No, I have to be really frank about a decision about Seven Deadly Sins was also made because I decided in the beginning that we have to start with something we understand somehow. Say, okay? If you say anger, then
you think you know what we are talking about. Sì, la decisione sulla scelta dei sette peccati capitali, devo dire la verità, devo essere sincero, dipendeva dal fatto che noi dovevamo cominciare con qualcosa che conoscevamo bene. Quindi quando si parla di rabbia, la rabbia è qualcosa che si conosce bene. Yeah, so because we needed some simple basic. Simple basic playground. Where we let's say on the beginning generally know what does it mean, but when you start to search or to think about what it is, then things start to be quite different. E quindi noi dovevamo iniziare da un background molto semplice, molto comprensibile, di cui avevamo veramente conoscenza, mentre poi quando si comincia a pensare a quello che esiste lì, le cose poi diventano un po' più complicate. Really complicated. Molto complicate.